Siamo alla vigilia del campionato italiano Rally 2017, Peugeot parte con delle forti ambizioni. Tornare a vincere il campionato piloti e costruttori con Paolo Andreucci e Andreucci al 208 T16, rinforzare una presenza che ormai è tradizionale nel campionato italiano junior, faremo debuttare Marco Pollara e Giuseppe Princiotto, siciliani, sulla 208 R2 per riconfermare un trend, la vittoria nel campionato junior di questi anni di Peugeot. Dopodiché l'ultimo step, il Peugeot Competition, ovvero i clienti trofei promozionali riservati ai nostri clienti privati, lo facciamo con un'offerta ampia, capillare sul territorio, ne cito solo alcune, il trofeo top del campionato italiano junior, chi vincerà il trofeo e sarà under potrà partecipare l'anno prossimo da ufficiale con Peugeot al campionato italiano rally 2018 con la 208 R2. Ma è la stagione è sempre molto agguerrita perché ci sono tanti pretendenti, soprattutto diciamo ci sono più macchine di l'anno scorso, gli avversari abbiamo Scandola, ci può essere Campedelli, in via di definizione anche altri programmi importanti, Perico, Lucida, ci potranno essere anche magari in basso se può trovare l'accordo, in questo momento non sappiamo esattamente, ma i piloti, sembra che i piloti e macchine non manchino quest'altrano. Noi abbiamo fatto un po' di sviluppo sulla 208, abbiamo fatto un po' di sviluppo motore, abbiamo una nuova idroguida che ci consente di essere un po' più veloci nelle strade tortuose e un po' di sviluppo assetto, un assetto diciamo migliorato sotto come ammortizzatori, per cui ripeto siamo fiduciosi. La Pirelli chiaramente ci sopporterà anche quest'anno, per cui il pacchetto è comunque vincente. Allora, intanto sarà credo la stagione più bella della mia vita, spero una delle tante. Come cominciare questo campionato? Intanto bisogna prepararsi bene, sia mentalmente che fisicamente. Dopo di ciò bisogna preparare una gara separatamente dall'altra, meglio guardando camera car. Con la poca esperienza che ho ti direi le gare su asfalto. Però dopo che l'anno scorso ho fatto un paio di gare su terra, ti posso dire anche che la terra mi piace. Se devo decidere tra l'una e l'altra non saprei perché sono tutte e due affascinanti.